Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi faccio vedere quello che sarà il mio alloggio per una notte qui a Venezia. L'hotel che ho scelto è l'Hotel agli Artisti e l'ho scelto soprattutto per la posizione perché è letteralmente a due passi dalla stazione dei treni. Un'altra cosa che mi ha fatto propendere per questa scelta è il fatto di poter depositare i bagagli gratuitamente, quindi io questa mattina sono arrivata. Ho lasciato il mio bagaglio senza fare il check-in e sono andata a fare il mio tour che vedrete nel prossimo video, quindi se siete curiosi iscrivetevi. Nel pomeriggio sono rientrata, ho recuperato il bagaglio, ho fatto il check-in e sono appunto adesso nella mia stanza che vi farò vedere adesso. Questa qui che vi faccio vedere è la camera. Io ho già preso possesso del cosino per mettere il trolley più della sedia, che è dove c'è appunto lo zaino. Semplicemente, boh, ho preso una singola, mi hanno dato alla fine una doppia, per cui va benissimo. Semplicemente il letto, i due comodini, l'armadio che non userò, TV. Di qua vi faccio vedere il bagno. Piccolino, ma va benissimo. Doccia, lavandino, WC e il bidet. Lo scaldasalviette, anche questo ottimo. Il phon. Qui ci sono un po' di cosine, tipo sapone, shampoo, eccetera. Qui sotto ci sono gli asciugamani e direi che per il bagno è più che sufficiente, ma la vera chicca sta oltre questa tenda qui, perché ho anche il terrazzino, cosa che non mi aspettavo. Piccolino, un po' di piante grasse, tavolino e la sedia con vista sulla calle. Come potete vedere, non è una reggia, non sto viaggiando in ostello, più che altro perché appunto preferisco avere un po' di privacy e un po' di sicurezza barra pulizia in più, soprattutto per i motivi legati al coronavirus. Quindi diciamo che il coronavirus mi ha fatto un pochino cambiare le mie abitudini di viaggiatrice, quindi niente più camere condivise in ostello, ma camera singola in hotel. L'hotel l'ho preso tramite Booking e ho notato, cercando sia su Booking che anche su Airbnb, ho dato un'occhiata, che ci sono parecchi sconti in questo periodo. Quindi, se siete interessati a viaggiare o volete farvi più o meno un'idea di quelli che sono i prezzi, in descrizione trovate i due link che vi portano appunto ai due portali per appunto prenotare o meno. E se appunto prenotate tramite questi link avrete degli sconti sulla prima prenotazione. Voi appunto avete degli sconti e c'è un piccolissimo ritorno economico anche per la sottoscritta che può comunque aiutarmi a sostenere un attimino il canale e a farmi viaggiare un pochino di più. Io questa stanza qui per una notte, compresa la colazione che vi farò vedere a brevissimo, e anche la tassa di soggiorno, ho pagato poco meno di 34 euro, 33,79 euro, una cosa del genere, quindi assolutamente conveniente. E visto che parlavo di colazione, vi dico che per il fatto del coronavirus hanno diviso la colazione in 5 fasce orarie. Al check-in vi fanno scegliere quella che preferite sostanzialmente. Io ho scelto tra le 7:40 e le 8:10, l'intenzione è quella comunque di svegliarmi relativamente presto, fare colazione, risistemare tutte le mie cose all'interno dei bagagli e successivamente fare il check-out e andare a visitare un pochino di nuovo la città. Piccolo intervento dalla Deborah dal futuro, notte passata alla grande. Colazione non male e è come essere al bar sostanzialmente perché avendo la colazione normalmente a buffet, in questo caso ci sono le cameriere sostanzialmente che vi portano quello che scegliete al tavolo direttamente senza dover toccare nulla. Vi lascio di nuovo al resto del video. Spero in ogni caso che il video l'abbiate trovato interessante, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete.
magari attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto, oltre ai link per Booking ed Airbnb, trovate i link anche a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e non in differita con questi video. Noi ci vediamo alla prossima. Have a nice life!